in collaborazione con Nima Spettacoli, agenzia teatrale ed organizzazione eventi, San Polo Denza, Reggio Emilia, agenzia viaggi Porto Franco di Sant'Ilario Denza in provincia di Reggio Emilia. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Thanks for watching, buongiorno amici, come state? Altra puntata del Nima Show Live, nessuno ci toglierà la voglia di viaggiare, lo facciamo grazie ai tour virtuali dell'amica Enrica Rastelli di Porto Franco, Sant'Ilario Denza, Reggio Emilia. Ricordatevi che tra oggi e domani ci sono le ultime possibilità di postare le proprie foto in viaggio e partecipare al concorso del Porto Franco Challenge. Un grande premio vi aspetta, mi raccomando, basta scrivere sul post hashtag Porto Franco Challenge e inoltre taggare l'agenzia viaggi Porto Franco. Mi raccomando, perché stanno impazzando le più disparate fotografie. È molto belle, le vediamo, le vediamo. Ragazzi, oggi un'altra giornata in nostra compagnia, in mia compagnia. Oggi c'ho caldo, mi sono messo la camicia, dicono che sto bene, ma io di solito sono abituato con la maglietta, allora costa. Ogni tanto, dai, bisogna fare uno strappo alla regola. Oggi grandi ospiti, abbiamo ben tre collegamenti, vi ho abituato ultimamente con tre collegamenti. Parleremo del nostro settore insieme a un'amica, Barbara Abiti, ci collegheremo con lei in provincia di Treviso, perché lei parla dal Veneto e ci porterà la sua testimonianza per quanto riguarda il blocco del nostro settore. Poi ci collegheremo con Parma, con l'amico Franco De Santis della Easy Writer Stampe e Ricami, perché si è inventato qualcosa di nuovo per poter riaprire al pubblico con il suo lavoro. Qualcosa di molto particolare che è interessante. Ne approfitteremo e daremo un'occhiata anche al suo nuovo showroom. Poi, da mezzogiorno in poi, arriverà un grande artista, Luca Bergamini, con le sue bellissime canzoni. Ma mai dire mai, questo è il titolo della canzone che ci andiamo ad ascoltare adesso, di Barbara Abiti. E nel frattempo mi metto in collegamento con lei. Ecco qua, per voi. Se non provi tu non lo sai. Mai dire mai, mai dire mai. Cosa perdi se non lo fai? Mai dire mai, mai dire mai. Il coraggio non trovi dai. Mai dire mai, mai dire mai. Se mi baci non morirai. Perché io sono così e voglio solo i tuoi sì. In cambio io ti darò soltanto il meglio che ho. Io
per un fiore farei volar la mia fantasia. Per una notte con te slegherò la mia follia. E allora mai dire mai, non arrenderti mai, la porta è già aperta, l'amore tra noi è sempre. Mai dire mai, con te io ci proverei, hai acceso il mio cuore ma tu non lo sai. Mai dire mai, mai dire mai, se ci credi sia vera dai. Mai dire mai, mai dire mai, e ripetilo più che puoi. Mai dire mai, mai dire mai, le mie mani non fermerai. Mai dire mai, mai dire mai, se mi tocchi non soffrirai. Perché io sono così e voglio solo i tuoi sì. In cambio io ti darò soltanto il meglio che ho. E dentro e fuori di me i miei sensi cercano te. E nel silenzio del mondo mi sazierò di te. E allora mai dire mai, non arrenderti mai, la porta è già aperta, l'amore tra noi è sempre. Mai dire mai, con te io ci proverei, hai acceso il mio cuore ma tu non lo sai. Sfiorami le ali e poi con un brivido mi sveglierai e l'amore rinasce. Eccoci qua, Mai dire mai di Barbara Abiti. Ragazzi, diamo il benvenuto alla nostra ospite. Buongiorno Barbara. Ci sei? Non ti sento? Stanno seguendo su Facebook, okay. E grazie, grazie di cuore per questo bell'invito. Io non sono molto tecnologica, però cerco di fare del mio meglio. Allora, cara Barbara, io ti ho voluto ospite perché tu sei cantante, DJ, conduttrice, però ho visto tra i tuoi post che avevi anche citato il discorso di essere direttrice di sale in un locale, nelle tue zone, no? Tu sei in provincia di Treviso, se non sbaglio, da Ponzano. Ponzano, Veneto, provincia di Treviso, esattamente. Io ero responsabile della sala liscio dell'Aquarius by Paradiso Latino di Campodarsego in provincia di Padova. E sul più bello della nostra stagione, okay, il 23 febbraio abbiamo avuto lo stop. Totale, come abbiamo avuto un po' totale tutti quanti, ovviamente. Il problema è grande, perché comunque tu... come il sottoscritto ti trovi un po' in situazione di blocco. Io vado avanti col discorso televisivo, però purtroppo il nostro grande introito, se così possiamo dirlo, erano le serate, no? La maggior parte erano le serate. Esattamente. Aspetta Nicola che provo a spegnerti una luce, vediamo se ti viene fuori meglio. Oh, ma non c'è problema, vai bene così, questo è il bello. No, così ti si spegne tutto. Va bene non così. So. Allora questo va bene, è il bello. C'ho le lucette, va bene, mi perdoneranno gli amici. Di solito sei abituata in studio televisivo, invece come tutti quanti siete a casa, insomma, i nostri ospiti. L'attrezzatura domestica. Nella propria privacy. Allora, parliamo un po' di questa situazione. Ho visto che un po' ti sei scagliata, no?
contro le decisioni sì. prese da parte del governo, perché effettivamente sì. chi come te, come noi, come vivono di questo, è veramente una difficoltà non indifferente. Cosa mi dici? Allora, io uso il mio slogan, cercherò di essere educata naturalmente certo. nel rispetto verso tutti, però dico, se tu Stato in un'emergenza di questa portata sanitaria decidi di privare il lavoratore della sua occupazione, del suo posto di lavoro, esatto. devi cortesemente, non fra 3 mesi, ma subito provvedere a tutelarlo. Certo, altrimenti, certo. gentilmente, noi non è che stiamo con le mani così, possiamo anche appendere il microfono al chiodo e fare un altro tipo di lavoro, ma ci devi mettere nelle condizioni, perché sinceramente noi artisti, dopo una vita dedicata alla musica e allo spettacolo, possiamo sì andare a intraprendere un'altra professione, ma quale dall'oggi al domani, visto che esatto. non possiamo neanche mettere il naso fuori dalla porta? No, poi in più non è che ci si può improvvisare sulle varie professioni, alla fine bisogna scegliere quei posti di lavori più tranquilli, dove uno può portare a casa la pagnotta, per intenderci, ecco. Certamente, magari... perché anche abbiamo visto tanti annunci lavorativi per le case di riposo, certo. Per gli ospedali, posti da infermieri, però non è che l'artista ha la preparazione professionale per fare questo tipo di lavoro. Esatto. Quindi, anche perché poi servono comunque adeguati studi e adeguati, tra virgolette, pezzi di carta per poter fare questa. Esattamente, questa, quindi noi abbiamo sempre fatto musica, lasciateci fare, lasciateci ritornare al nostro settore con tutte le dovute precauzioni di sicurezza, perché non è che vogliamo tornare a ballare così liberi e spensierati, no, ci adegueremo anche noi a quelle che saranno le normative di sicurezza sanitaria naturalmente, però dovete dare anche a noi del settore dello spettacolo uno step, o comunque farci vedere alla fine del tunnel una piccola luce, perché attualmente allo stato attuale non sappiamo nulla per quanto riguarda nulla. Il nostro settore. Certo, perché almeno dicessero mettetevi l'anima in pace, fino al 30 di settembre non si farà nulla, invece qua non si ipotizzano delle date, perché qualcuno ha parlato di eventi live a marzo 2021 sì. e la cosa diventa ancora più triste, direi. Abbiamo questa notizia fake o non fake di marzo 2021, ma io non credo che il mondo dell'intrattenimento possa essere fermato per un anno intero, perché se io parlo delle strutture turistiche che vanno ad esempio dalla Riviera Romagnola a salire nelle nostre zone del Veneto per arrivare a quelle certo. del Friuli con Bibione, Lignano, Carlo, Eraclea, Jesolo, tutte quelle che ben conosciamo, è impossibile, perché non solo blocchi le discoteche, le sale da ballo, ma blocchi tutto un sistema lavorativo che dà veramente da mangiare a un sacco di famiglie. Lasciamo stare magari gli artisti che stanno sul palco, però ricordo che dietro ci sono persone che lavorano, ci sono tutte le persone dello staff, tutti i tecnici, e comunque anche nelle discoteche c'è il cameriere, c'è il pizzaiolo, c'è il barista, quindi non è che il discorso vuole comprendere soltanto la categoria artistica, ma certo. tutte le persone che lavorano comunque e mangiano nello spettacolo e nell'intrattenimento esatto. e nel turismo, perché sono tutte cose collegate fra di loro. Al di là di chi sta sul palcoscenico, ci sono tutti i lavori annessi che sono venuti meno, nel senso che appunto in un locale non c'è soltanto il DJ, come puoi essere te, che fai ballare la gente, ma c'è il cameriere, c'è il barista, c'è il cassiere, insomma tante posizioni che purtroppo sono rimaste senza lavoro. Poi tra certo. l'altro voglio dire una cosa particolare che in questo sì. che in questo momento non ho sentito maggiormente, al di là magari dei ragazzi di Michele del Dancing Parioli che hanno fatto la loro proposta per sì. un discorso di musica d'ascolto, altri gestori non ho visto. Allora io saluto i Micheli del Parioli, che conosco bene, sono delle bravissime persone, dei grandi professionisti, ho condiviso, mi sono permessa di condividere anch'io. Il loro video certo. perché la trovo una proposta interessante, cioè dove tutto tace almeno qualcuno ha avuto così il buon senso di dare qualche piccolo spunto per poter riattivare il nostro settore certo. magari non sarà una
non darà la possibilità a tutti di farlo, ma almeno ricominciamo a camminare un passettino alla volta. Quindi complimenti ai Micheli, io sono in accordo. Però sinceramente non ho sentito altri gestori, esatto, che abbiano avuto... Esatto. Esatto, quello non l'ho sentito neanche io, infatti sono rimasto un po' così, si vede che stanno andando per altre strade e non per la manifestazione pubblica, insomma, ci può stare, perché magari si attivano diversamente con altri strumenti. Certo. Parliamo un attimo e poi ti lascio andare, perché mi devo già collegare col prossimo ospite. Sì, sì. Ah, vorrei salutare Nicola. Dimmi. Porta un grande abbraccio da parte mia a Luca Bergamini e alla Novella, che li stimo tantissimo. Ok, dopo te li saluterò. Stavo parlando, praticamente voglio capire un attimo il tuo mestiere, no? Tu sei partita, un breve cenno su quello che fai, così magari tra i vari mestieri troviamo qualcosa che può darti l'opportunità. Allora, io sono partita come animatrice dei villaggi turistici, okay. Poi chiaramente il settore dello spettacolo ha sempre accompagnato la mia vita lavorativa, anche con quella diurna, certo, in veste di impiegata in diverse aziende. Okay. Poi diciamo che la vita professionale artistica è diventata più intensa, quindi ormai da circa 8 anni mi dedico... mi dedicavo, non so se usare il presente o il passato, a questo settore. Quindi io sono cantante di un'orchestra qui del veneziano che si chiama Milords, ormai da 8 anni, okay. E sono DJ di disco liscio. Uh-huh. E saluto anche, se posso, insomma, il mio editore Alessandro Brunello, perché io sono conduttrice televisiva a Prima Free. Sì, conosco. E poi ho iniziato anche questa attività di direttore di sala, appunto, nel locale Aquarius di Campodarsego. Quindi un passettino alla volta, esatto, piano piano. Ma tanti tasselli che hanno fatto sì che la tua passione diventasse un lavoro. E un lavoro, adesso un ci lavoro, troviamo in queste condizioni che è tutto bloccato praticamente. È tutto bloccato, poi vorrei anche dire questa cosa di cui sono molto orgogliosa, sono riuscita ad arrivare alla Mediaset, perché tanti hanno visto le cose che ho pubblicato relative alla trasmissione Forum. Ho visto. È stata una bella... Ma eri andata anche da Papi, se non sbaglio. Sono stata anche da Enrico Papi, stata da Gabriele Corsi a Take Me Out, quindi liscio e non solo. Ecco, diciamo che l'ambiente dello spettacolo ti piace a 360 gradi. Diciamo che in questo settore qua, visto i tempi che corrono, è meglio stare con i piedi in più scarpette, esatto, e saper fare un pochino, esatto, di ogni cosa. Ma che ci vuoi fare, cara Barbara? Siamo vanitosi, ci piace la telecamera, ci piace divertirci e ci piace far divertire. Ed è giusto così, dai. Mi piace stare con la gente, mi piace, perché sono loro il motore che ci fa andare avanti, con la loro amicizia, il loro affetto. Una volta si diceva stare insieme, adesso si chiama assembramento. Che è una brutta parola detta così. Sì, è una brutta parola e spero che venga depennata il prima possibile. Ok, ti saluto, cara Barbara. Lo grazie, facciamo con Nicola. Questa tua canzone, Aspettaci la Luna. Sì, Edizioni Novalis. La Cristina ci sta guardando, quindi un bacione grandissimo, e anche al mio collega fratellone Alex di Radio Sorriso. Siamo tutti veramente delle grandi famiglie legate dalla musica. Piacere. Grazie mille, Barbara. Alla prossima. Ciao, grazie. Questa è la novità, la terra fra un po' finirà. Io che non ci credo, ma Luna, che faremo immensi salti gravitazionali, e quell'amore che non si fa più da 100.000 anni. Coltiveremo poi solo radici con dei veri sentimenti. Aspettaci Luna, che saremo noi tuoi discendenti.
concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Anche se stiamo tutti a casa, continuiamo a sostenere la tua passione per la musica. Noi di Davoli Music Center siamo a tua disposizione tramite la vendita online al sito www.davolimusic.it. Contattaci via mail per i tuoi acquisti. In questo particolare momento, per tutti gli ordini superiori a 50 euro, le spedizioni saranno gratuite. Davoli Music Center, da oltre 50 anni al servizio dei musicisti. Antica tenuta Santa Teresa, location per eventi e cerimonie di qualità. Ampio porticato estivo in previsione di una riapertura dei ristoranti, dove poter gustare la cucina del nostro chef Paolo. In occasione del lockdown, servizio consegna a domicilio per Parma e zone limitrofe. Visita la nostra pagina Facebook per conoscere il menu delivery, ampia cantina per abbinamenti di qualità a un prezzo giusto, pagamento in contanti o carte di credito. L'antica tenuta Santa Teresa, dopo l'emergenza Covid-19, vi aspetta in strada Beneceto 26 a Parma. Telefono 0521 462578 oppure 348 2491 140. Ni Magazine, la rivista del Nima Show. Musica, informazione, rubriche e curiosità dal mondo della musica da ballo e non solo. Ritira la tua copia gratuita durante le nostre serate o seguici su Facebook o sul sito nicolamarchese.it. Eccoci qua amici, siamo rientrati e adesso andiamo a trovare un amico. L'ho detto prima che dal Veneto saremmo rientrati in quei di Parma per andare a curiosare un pochettino in uno showroom. Si parla di abbigliamento, ma abbigliamento particolare perché è personalizzato. E allora io vado dal mio amico Franco De Santis di Easy Writer, stampe e ricami di Parma. Buongiorno, dove sei? Eccoti qua. Ma come stai? Bene. Ciao Franco. Ciao Nicola, ciao, un saluto a te e a tutti gli amici di Facebook. Sì, hai detto bene, siamo di sopra la nostra azienda, siamo sopra lo showroom e volevo farti fare una panoramica. Prima però volevo dire di cosa trattiamo, insomma. Certo, noi sono più di 20 anni che personalizziamo con ricami e stampe abbigliamento da lavoro, sportivo e tempo libero. Quindi associazioni sportive, piuttosto che ristoranti, pizzerie, aziende grandi, piccole, dall'artigiano alla grandissima azienda. Abbiamo macchinari per fare tutto all'interno della nostra ditta, personale assolutamente qualificato e niente, ci conoscono mai in tanti. E adesso se vuoi ti porto... Aspetta, diciamo aspetta, perché io voglio un attimo raccontare come ci siamo conosciuti, è stata un'amicizia in comune che mi ha presentato questo, ti porto io dal mio amico Franco che ti fa le magliette, da lì non ci siamo più abbandonati perché da una maglietta, 5 magliette, poi le sciarpe, poi hai seguito tutto il vestiario praticamente dell'orchestra e del fans club, no? È proprio vero, sì, hai ragione, abbiamo cominciato con poche magliette e poi hai cominciato a fare un tipo merchandising, esatto, per il tuo gruppo e abbiamo fatto sempre cose più interessanti. La cosa interessante tant'è che, è che comunque, caro Franco, tu mi hai permesso di non fare magazzino alla fine, nel senso che comunque in base alla richiesta tu mi hai dato questa opportunità, cosa che comunque fai un po' con tutti, non soltanto con me ovviamente. Assolutamente, noi pensiamo che non deve essere il cliente che fa scorta di magazzino, ma noi all'occorrenza ricamiamo e stampiamo e facciamo le produzioni che servono per soddisfare completamente il cliente, perché fare magliette in più, polo in più o quant'altro equivale a tenere fermi dei soldi che non ha senso. Esatto. Quindi ti serve un refresh di 4, 5, 6, 10 magliette, noi all'occorrenza ti facciamo quello che ti serve e delle taglie che ti servono. Ricordiamo quindi, però, che lì in azienda tu non sei da solo, ma lavori
con tre dipendenti, due dipendenti, se non mi ricordo. Abbiamo, no, no, siamo in tutto, siamo in cinque persone. Diciamo che è un'azienda prettamente familiare, perché da un po' di tempo a questa parte è entrata mia figlia Eleonora, che tu conosci bene, certo, insieme al suo futuro marito Sergio, che anche tu, che anche lui conosci, poi c'è mia moglie e sono altri due dipendenti. Tra le altre cose, sai che dovevano sposarsi i due ragazzi. Lo so. La cosa dai, è soltanto rimandata, portate pazienza. L'abbiamo solo rimandata, sì. Siamo tutti in questa... in questa emergenza, però adesso ci troviamo non nella stamperia, per intenderci, ma ci troviamo al piano superiore, dove c'è il nuovo showroom, perché comunque grazie all'entrata appunto di Eleonora e del suo futuro marito, tu hai preso il via ad investire ulteriormente, e da lì è nato questo showroom che vedo già sul monitor, vedo già il marchio Nima, e questo porta bene. Esattamente. Sì, abbiamo fatto questo showroom dove praticamente presentiamo tutta la collezione di tutte le aziende con cui collaboriamo, abbiamo creato diversi settori proprio per dare la possibilità al cliente di toccare con mano e capire quello che è il capo che si confa quelle che sono le sue esigenze, certo. Quindi toccare la taglia, capire, no? Capire se è un capo personalizzabile, se si come, le posizioni e quant'altro. Quindi se tu sei d'accordo, io ti porto in giro. Dai, sono curioso. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo diviso per settori quelli che sono l'abbigliamento. Diciamo che certo, quello che sta inquadrando Sergio in questo momento è tutto il free time di un'azienda, quindi con dei capi anche che è possibile personalizzare, ma anche no, quindi dai giubbotti a felpe, felpine, piuttosto che t-shirt e quant'altro, e questa è un'azienda. Poi andando avanti andiamo nel settore, diciamo così, un pochettino più del tempo libero e dello sportivo, con delle cose un po' più particolari. Passiamo a un'altra azienda con cui collaboriamo noi, che ha il tempo libero e tutto il work. Questo è il tempo libero che ti sta inquadrando Sergio. Perfetto. E invece qua è tutto il reparto lavoro. Lavoro, no? Ok. Con scarpe antinfortunistiche, piuttosto che giubbotti. Ah, addirittura anche le scarpe con il proprio marchio. Sono scarpe che commercializziamo noi dell'azienda con cui collaboriamo. Ma ed è possibile personalizzarle le scarpe? Queste purtroppo no, perché sono scarpe che hanno il puntale in acciaio. Ah, okay, non riesci a andarci a stampare. Quindi non è possibile, sono di una qualità superiore, perché hanno il tallone comfort, perché come tu ben sai le persone devono tenerle ai piedi per 10-12 ore, quindi certo, devono essere confortevoli. Vanno provate, noi abbiamo tutta la serie numerata per poter permettere al cliente di scegliere qual è la sua calzata migliore. Ok, ma la cosa interessante che mi ricordo quando io sono venuto lì, c'era un angolo bar anche, o sbaglio? Infatti ti stavo portando, se okay, abbiamo tempo ti facevo fare un giro totale. Volentieri, sì, vai, dopo andiamo in musica e poi ci prepariamo per l'altro argomento che vogliamo affrontare. Questo che vedi è l'ufficio dove praticamente abbiamo raccolto un pochettino tutti i gadget, perché noi stampiamo anche i gadget, okay, portachiavi, borracce, cappellini e quant'altro. Abbiamo creato una stanza dove c'è di tutto e di più. Questa, per dire, è la borraccia che sta andando per la maggiore, e questo ti svelo in anteprima che è il regalo che farò a tutti quelli che verranno a trovarci per l'inaugurazione. Oh, è la borraccia di alluminio griffata Easy Writer. Sì, perché ricordiamo che l'inaugurazione doveva tenersi intorno al 14 di marzo, se non sbaglio, poi ahimè... Esattamente, poi è successo quello che è successo e quindi non l'abbiamo fatta. Tra però chi verrà a trovarci... Dovevo venire anche con le telecamere, se ti ricordi, te l'avevo detto che sarei venuto a trovarti. Vero. Ma tu ricordi... Ecco il bar. Dovrà essere presente. Certo. Qui abbiamo il settore sportivo, è un'altra stanza ancora, il settore sportivo, che diciamo sono marche con cui collaboriamo, dal calcio alla pallavolo, al rugby, al tennis e quant'altro. Certo. L'abbiamo suddiviso in due settori, abbiamo i manichini da vestire, poi all'occorrenza, di là c'è tutto il discorso della pallavolo, e qua abbiamo l'angolo relax, dove praticamente ci fermiamo a farci due coccole con il cliente. Con un caffettino.
c'è il frigo bar sotto, mancano le patatine e il salame. Allarghiamo l'immagine così si vede meglio. Vieni un po' più indietro, Sergio, così guardiamo un po' più in grande. Beh, io vedo che però, Franco, in quell'angolo lì di fianco al relax ci sta anche un po' di piano bar, no? Così, esatto. Distanziato un metro, comincerò a cantare lì proprio dal tuo showroom, magari. Tu preparati perché quando c'è da fare l'inaugurazione tu devi essere presente. Allora ci sarò con tutto il mio entusiasmo. Allora facciamo una cosa, Franco, grazie. Hai finito il tour, no, dello showroom? Perfetto. Sì, sì, sì. Allora andiamo in musica, ci ascoltiamo una bellissima baciata e intanto se volete ballare li fate pure e dopo ritorniamo perché dobbiamo parlare della novità appunto legata al discorso Covid-19. Intanto arriva la musica e ci intratteniamo con Maria del Sol. Eccoci rientrati dopo questa bellissima baciata, ma siamo subito pronti per dare ancora una volta la linea alla Easy Rider di Parma. Eccoci qua, a te la linea, Franco. Cosa mi fai vedere adesso? Ciao.
Allora, praticamente tu eri chiuso come situazione, il negozio era chiuso perché non potevi lavorare, essendo appunto legato al settore dell'abbigliamento. Esatto. Allora, che cosa ti è venuto in mente? Siccome la voglia di lavorare è tanta, non vuoi stare fermo come il sottoscritto, hai pensato bene di trasformare la tua attività, al momento ovviamente, per qualche cosa legato al Covid-19. E spieghiamo di che cosa si tratta, dai. Allora, praticamente noi abbiamo chiuso anche qualche giorno prima rispetto al lockdown che hanno, che ci hanno imposto i nostri governanti. Quindi dopo un mese e mezzo di stop forzato, abbiamo cominciato a pensare come fare per poter ripartire, diciamo così, con un piccolo slancio, perché le possibilità di assembramento dove noi lavoriamo non ci saranno per il momento. Qualcosa dobbiamo fare, quindi i costi ci sono, come tu ben sai. Ci siamo praticamente inventati quelli che sono i cartelli per comportamento Covid. Che cosa vuol dire? Sono cartelli che vanno attaccati o attaccati direttamente oppure con dei pannelli all'ingresso di uffici, piuttosto che negozi, piuttosto che quando apriranno ristoranti e quant'altro. Il più in uso, diciamo, che è l'obbligo della mascherina, perché ci vorranno oramai tutte le aziende dove entro, ci vorranno per forza. Dall'obbligo della mascherina, ti faccio fare una videata da Sergio. Volentieri. Praticamente ci sono tutti i cartelli a cui si può, diciamo, le indicazioni del comportamento all'interno delle aziende. All'interno delle aziende, certo. Poi cosa è successo? Come tutti, ci siamo messi alla ricerca di mascherine, perché già all'interno della nostra vita dobbiamo usarle, perché il distanziamento sociale ci deve essere. Diciamo una cosa, che adesso io ti vedo che parli senza mascherina, ma i tuoi, tua figlia e tuo futuro genero sono dotati di mascherina dietro, perché l'ho visto prima quando è passata. Se vuoi ti faccio vedere chi è intorno a me, ed ecco. È tutto assolutamente. Ciao Eleonora, maschera. Ciao, fantastica. Ciao. Eccoli qua. Ciao. Pertanto vedi, le norme sono già rispettate anche all'interno della Easy Writer. Assolutamente, assolutamente, Nicola. Poi, come ti dicevo, ci siamo presi la briga di acquistare un po' di mascherine certificate, e avendo i macchinari noi, perché noi, come ti dicevo, stampiamo e ricamiamo, abbiamo fatto la produzione di mascherine personalizzate, perché sta diventando anche, ci vuole la possibilità di ognuno veste la mascherina che deve. Queste sono di pizzo per le serate di gara, sono etiche per gente un pochettino aggressiva, e poi va bene, abbiamo fatte di tutte e di più, dove c'è la possibilità anche di inserire il logo aziendale, il logo della macelleria piuttosto che dell'azienda. No? Beh, quindi, allora sai cosa ti dico, caro Franco? Tu hai già tutto per quanto riguarda l'anima. Una anima con il logo, c'era, con la mia caricatura ci sta, così dopo cominciamo a farle. Guarda, è già in produzione la tua, te la faccio nera, so che ami il nero, te la farò nera con il loghetto Nima. Okay, e quindi stanno arrivando tante tante richieste, perché ti dicevo, oramai è diventato un capo d'abbigliamento, dobbiamo convincerci. E quindi è così, insomma. Hai fatto bene comunque a rivalutare un attimo l'attività della tua azienda. Io ti chiedo una cosa, diamo i riferimenti, ovviamente la pagina Facebook dove trovarti, Easy Writer, stampe e ricami su Facebook. Vogliamo dare anche un numero di telefono intanto che ci siamo? Certo, ti do quello dell'azienda, certo. Che è Parma, è 49 90 63 0521. Ok, perfetto. C'è il mio riferimento, che è il 347 59 12 873, che è quello dell'azienda, e poi sulla pagina Facebook ci sono anche i numeri telefonici dei nostri perfetto, collaboratori. Ricordiamo che puoi anche spedire tranquillamente, anche perché siamo in diretta adesso anche in Piemonte e in Toscana, non soltanto in Emilia Romagna. Pertanto così ne approfittiamo e lo diciamo. Grazie mille intanto, caro Franco, penso che sia stato un bel momento, dai, così ci siamo anche resi utili per quanto riguarda appunto il modo di affrontare questo Covid-19, che, come hai detto tu, diventerà. Ti ringrazio tantissimo, Nicola, di questa opportunità. Noi, va bene, ci vediamo perché siamo amici, ci sentiamo, volentieri, ci vediamo volentieri. Skype, ovviamente anche domani mattina. Un saluto a te Franco, a Eleonora e a Sergio e a tutta l'azienda. Noi andiamo in musica e arriva una bella cumbia
Oasi e poi ci metteremo in contatto con il prossimo ospite. Ciao Franco, ciao a tutti. Grazie, ciao. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Anche se stiamo tutti a casa, continuiamo a sostenere la tua passione per la musica. Noi di Davoli Music Center siamo a tua disposizione tramite la vendita online al sito www.davolimusic.it. Contattaci via mail per i tuoi acquisti. In questo particolare momento, per tutti gli ordini superiori a 50 euro, le spedizioni saranno gratuite. Davoli Music Center, da oltre 50 anni al servizio dei musicisti.
Antica tenuta Santa Teresa, location per eventi e cerimonie di qualità. Ampio porticato estivo in previsione di una riapertura dei ristoranti, dove poter gustare la cucina del nostro chef Paolo. In occasione del lockdown, servizio consegna a domicilio per Parma e zone limitrofe. Visita la nostra pagina Facebook per conoscere il menu delivery, ampia cantina per abbinamenti di qualità a un prezzo giusto, pagamento in contanti o carte di credito. L'antica tenuta Santa Teresa, dopo l'emergenza Covid-19, vi aspetta in strada Beneceto 26 a Parma. Telefono 0521 4625 78 oppure 348 2491 140. Ni Magazine, la rivista del Nima Show. Musica, informazione, rubriche e curiosità dal mondo della musica da ballo e non solo. Ritira la tua copia gratuita durante le nostre serate o seguici su Facebook o sul sito nicolamarchese.it. Eccoci qua amici, siamo rientrati per l'ultima parte, ma non la meno importante, anzi la parte musicale con un grande ospite, vado in Romagna se non sbaglio, dal grande Luca Bergamini. Buongiorno Luca! Ciao, quanta... buongiorno, ciao Nicola! Quanta ciao gente... a tutti i tuoi telespettatori! Grazie caro, quanta gente c'è in quello studio? Abbiamo anche al tuo fianco... Ci sono io, c'è un altro Bergamini e c'è la novella. E c'è la novella, dai. Allora, come va Luca? Intanto come stai? Ma dai, di salute tutto bene, diciamo che lo facciamo andare, dai, è un per periodo così. Di cose. Ti vedo comunque... Speriamo che finisca. Eh sì, è quello che ci chiediamo, perché effettivamente è un po' di tempo che siamo fermi. Tu l'ultima serata che hai fatto risale sempre al 22 di febbraio anche tu? 22 di febbraio, sì, sabato 22 di febbraio. 22. E da lì ci siamo rinchiusi in casa, vedo che comunque ti sei dato alla pazza gioia con le dirette Facebook per intrattenere i tuoi fans, dai. Beh, diciamo dai, cerco di fare compagnia, io e Novella cerchiamo di fare compagnia, esatto, ai nostri appassionati, anche se questa settimana... Abbiamo fatto una settimana di sciopero della musica, io e Novella. Ah sì? Hai dato a quello che ha detto in televisione Red Ronnie? Ma dai, no, non è che, anzi forse Red Ronnie è stato l'unico che insieme a Cecchi Paone domenica ha parlato un pochettino di noi, un pochettino, senza esagerare. Ma guarda, la cosa, la cosa che io ho sentito, detta sinceramente, hanno parlato degli artisti del mondo della musica, ma se vogliamo essere puntigliosi non hanno parlato della musica da ballo, o sbaglio? Cioè, parlato... No, ho detto Nicola che hanno parlato di noi perché è venuto fuori il nome Orchestre. Ah, ok, ma io sai che non l'ho sentito. Parlato non... di tutt'altro. No, ma noi nel senso sì della categoria, io sinceramente non ho neanche sentito dire Orchestre, perché col fatto che ospitano i big, parlano soltanto di tutto quello che c'è legato ai loro tour, hai capito? Non tanto al discorso delle orchestre, che però anche nel nostro piccolo muoviamo tanta gente e soprattutto tante persone che lavorano, vero? Come anche la tua orchestra, insomma. Siete... Ma è questa la cosa che ci fa più arrabbiare a tutti noi, che poi anche tu sai, facciamo tutti parte di questa associazione Unione Orchestra Spettacolo, certo. È questo che ci fa arrabbiare, perché noi muoviamo... tanti soldi, muoviamo tante persone, facciamo felici tante persone, esatto. E si ricordano di noi solo quando dobbiamo pagare, caro Nicola. È quello che dicevo io all'inizio, che ogni trimestre, per quanto mi riguarda, l'IVA me la chiedono e poi l'INPS e l'EMPAL e tutto quanto. Da quel lato lì non si scoda, tant'è che in tanti stanno aspettando ancora la cassa integrazione, non si sa nulla ancora. Esatto. E poi questa è comunque la cosa che mi fa più male, pensare a tutti i musicisti, adesso in questo caso parlo dei miei ragazzi, certo, che hanno sempre dato tutto per questo lavoro, tutti i ragazzi delle nostre orchestre hanno sempre lavorato, hanno sempre sposato la nostra causa, adesso si ritrovano con un pugno di mosche e noi siamo un po' così inermi, non riusciamo a capire come possiamo aiutarli.
No, soprattutto, perché è preoccupante così. Soprattutto senza una data di un possibile, di una possibile ripartenza. Intanto ti porto i saluti di Barbara Abiti da Treviso, che mi ha detto di salutare sia te che Novella. Era ospite prima qui al un bacione, momento. Grazie. E come ha detto lei, non sappiamo quando, dove, il problema è generico per tutti, insomma. Ma secondo me, secondo me non voglio portare sfiga, come si dice, ma per quest'anno non vedremo la luce del palco e del mondo del invece ballo. Era bello dire per quest'anno nuovo. Non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, ma siamo tutti sulla stessa barca, come si suol dire. Dai, ascoltiamoci intanto una tua prima canzone. L'ho scelta io perché sai che mi piace in modo particolare, tra l'altro l'ho già inserita nel mio repertorio, almeno da casa. Poi dopo, quando sarà possibile farla in serata, la farò anche sul palcoscenico, va bene? L'inverno se ne va, in questo caso se ne va la primavera, arriva l'estate, però sarà una mare estate, secondo me. Dai, andiamo in musica intanto. Questa mia malinconia è dovuta al fatto che noi da tempo non parliamo più, ci nascondiamo dietro la realtà. Il motivo è che fra noi, sai meglio di me, ormai tutto è insopportabile, sei sparita, io non so più dove sei. L'inverno se ne va e l'estate arriverà, con gli amici in compagnia si parlerà di te, di me, io dirò che tu sei andata via, ma non è la verità. Ma l'inverno se ne va e ti ha già portata via. Io che sento nostalgia ripenserò a te, a me, quando c'era l'allegria, quando eri ancora mia e non c'era falsità. Se poi penso che fra noi c'era più complicità e vorrei tornare indietro, ma mi rendo conto che tu non lo vuoi. L'inverno se ne va e l'estate arriverà, in compagnia si parlerà di te, di me, io dirò la mia bugia che tu sei andata via, ma non è la verità. Ma l'inverno se ne va e ti ha già portata via, io che sento nostalgia ripenserò a te, a me, quando c'era la allegria, quando eri ancora mia e non c'era falsità. Falsità.
Eccoci qua, amici, siamo rientrati dopo questa stupenda canzone. Mamma mia, ragazzi, è un capolavoro, lo stavo dicendo anche fuori onda, e adesso torno in studio lì dal nostro Luca con una sorpresa. Oh, buongiorno, Novella. Buongiorno. Stavi facendo da mangiare, di la verità. Collegati da casa e saluto te con tanta stima. Grazie, cara. Stavi facendo da mangiare per caso? Siamo in quattro, Nicola. Vedo. Uno, due, tre e quattro. Esatto. Non ci vediamo doppio. Ascolta, Novella, stavi facendo da mangiare? Sono curioso io. Cosa facevi di buono? Cosa stai facendo di buono? Guarda, sono appena tornata dalla spesa. Ecco, vedi. Ancora ci devo pensare, però qualcosa di buono farò, sicuramente. Farai, dai. Beh, comunque non deve essere così tanto semplice sopportare 24 ore su 24 Bergamini in casa, o sbaglio? No, ma non è che c'è tanto in casa, perché lui ha tutti i suoi lavoretti da fare in studio. Però dai, ci incontriamo parecchio, via. Beh, diciamo sì, ma poi voi siete perdiamo di vista, Nicola, esatto, non ci perdiamo di vista. Voi siete talmente abituati anche a vivere comunque insieme durante il lavoro che... siete nell'orchestra, pertanto se non andaste d'accordo sarebbe già un problema questo qua, perché sarebbe dura, eh? Appunto, condividere la vita, condividere anche il lavoro. Vi faccio una domanda, stavamo parlando di nipoti, no? Dietro le quinte, sì. È un po' che non li vedete, ovviamente, no? No, allora, due li vediamo sempre perché abitano sotto noi e il nucleo familiare dall'inizio è sempre rimasto quello. Ok, perfetto. Invece l'altro che abita distante da noi non lo vediamo solo quando facciamo una videochiamata. Mamma mia, deve essere... Perché ne abbiamo tre di nipoti, ne abbiamo uno dal figlio, certo, e due dalla figlia. Insomma, diciamo che i due sono sempre con noi. Sì, infatti condividono la musica, condividono tutto. Che bello. Anzi, hanno anche inciso. Dai. Tutte e due hanno cantato e hanno inciso. Ma siccome, sì, ascolta, io di solito quando canto ho mio figlio che mi urla dietro, piantala, piantala, invece i vostri nipoti cosa dicono? No, loro amano tantissimo la musica, l'ascoltano sempre, anzi loro ci aggiornano sempre per le ultime canzoni. Infatti Dario ha inciso qui la canzone vincente di quest'anno di Sanremo. Ah, addirittura. E magari col tempo te la manderemo. Volentieri. E poi dai, la piccolina, perché lei ha 6 anni, anche lei comunque, io gli dico sia una piccola artista, perché gli piace molto la musica, gli piace il ballo e gli piace il palcoscenico, gli piace proprio. Allora, noi diciamo, Nicola, che abbiamo in casa una mini Roberta Cappelletti. Ah sì? Dai, come mai? Perché le piacciono le canzoni della Roberta? Praticamente neanche i nostri figli si sono mai esibiti come lei. Lei ce l'ha proprio dentro. Beh, e... ma deve... guarda, sono convinto invece che... il maschio molto musicale, però lui... è timido, più riservato. Okay. Si vergogna un po'. Ma io sono convinto. Non gliene frega proprio niente. Fantastica. Sono convinto che una generazione deve saltare. E però non è così per te, Luca, perché comunque tu hai iniziato con tuo padre, no? Se non sbaglio. Io ho iniziato il primo ottobre del 1984 nell'orchestra Franco Bergamini. Mamma mia. Alle grotte di San Pietro in Casale. Addirittura. Ho debuttato. Avevo 5 anni avevo e tu cominciavi a suonare, bellissimo, ragazzi. Altri tempi, quando comunque le orchestre viaggiavano a 25, 26, 30, 30 serate, o sbaglio? Tutti i mesi, era tutto estate, perché adesso mamma solo mia, d'estate si raggiungono dei numeri importanti. Ma lì era sempre estate, che fosse gennaio, febbraio, erano, quando erano poche, erano 22-23 serate al mese. Ma poi c'era la volontà, comunque da parte della gente, non vedeva l'ora di andare ad ascoltare le orchestre, ma lo stesso trattamento da parte comunque delle gestioni o nelle feste, quando arrivava l'orchestra, arrivava veramente l'orchestra. Adesso capita che qualche gestione magari neanche ti aprono la porta o ti accendono il riscaldamento, vero? No, addirittura
addirittura, Nicola, ci sono dei locali che ti fanno chiudere a te il locale. Esatto, esatto. Cosa, vanno via prima. La cosa più bella che ho vissuto in tanti anni che faccio questo lavoro è stato portare le divise nel camerino al buio, perché non si poteva accendere la luce fino alle 8. Aiuto, mamma mia, ragazzi. Andiamo ancora in musica, dai. Ho preparato un Dai Generale. Vai con un po' di musica, Nicola. Dai Generale, va bene? Una cosa divertente, dai, così magari... Oh, benissimo, dai che balliamo. Così balliamo. Eccola qua che arriva, tra poco. Militare, lui vi sta insegnando un nuovo modo di ballare. Uno tutto in pista, due non ci si accosta, tre non te ne andare, quattro va a ballare, cinque professore, sei non ti stancare, gli altri sono in coma ma vai a ballare. Dai generale, dai generale, chiedi al colonnello se gli piace il ballo, tanto marciare ci ha fatto fare il callo. E brigadiere, non ti sedere, alzati andiamo, seguiamo il capitano. Niente male, generale, siamo sotto sforzo ma è uno scherzo. Micidiale, generale, questo è il passo del caporale. Siamo sotto sforzo ma è uno scherzo. Siamo sotto sforzo ma è uno scherzo. Quelle braccia, le gambe pesanti, questo non è un ballo per i militi esenti. Basta un sorriso, stare tutti attenti, nessuno se ne vada e saremo in tanti. Uno accanto all'altro, due ci divertiamo, tre signor tenente, non ce ne frega niente. Quattro capitano, diamoci una mano, più che marciare vogliamo ballare. Dai generale, dai generale, chiede al colonnello se gli piace il ballo, tanto a marciare ci ha fatto fare il callo. E brigadiere, non ti sedere, alzati andiamo, seguiamo il capitano. Niente male, generale, siamo sotto sforzo ma è uno scherzo. Micidiale, generale, questo è il passo del caporale. Siamo sotto sforzo ma è uno scherzo. Dai generale, bisognerebbe tornare indietro, generale dai su che dobbiamo lavorare, o sbaglio? Mamma mia ragazzi, siamo arrivati al termine della trasmissione del Niman Show, caro Luca, dopo ricordiamo, anzi lo ricordo già adesso che sarei in compagnia mia sul 78 Radio Italia anni 60 TV per Vado a Liscio con l'amico Fulvio, così salutiamo anche lui, ne approfittiamo. Stai attento Nicola, dopo, mi raccomando. Allora diamo un messaggio di speranza, caro Luca, è la cosa che faccio fare sempre ai miei ospiti per tranquillizzare i nostri fans, i nostri telespettatori, dai. No,
ragazzi, tenete duro anche voi a casa. Noi, vedete, stiamo bene, le nostre famiglie stanno bene. L'importante, so che è difficile seguire le regole al 100%, però lo dobbiamo fare per tutti quanti, lo dobbiamo fare per noi, per i nostri figli, per i nostri nipoti, per i nostri genitori, ancora chi ha la fortuna di averli. Dobbiamo resistere fino in fondo. Ormai abbiamo fatto tanto, perché comunque lascia che dica la gente, ma gli italiani hanno fatto 2 mesi veramente di rigore, e certo, qui ci vorrebbe un applauso di uno stadio da 90.000 persone per applaudire noi popolo italiano, che siamo stati bravi, siamo stati veramente bravi, abbiamo ascoltato. Il nostro governo forse un po' meno, che ci ha un po' abbandonato, come abbiamo parlato prima, Nicola, certo, il nostro mondo delle orchestre, molti lavoratori, però noi siamo stati un popolo veramente bravo. Corretto. E adesso dobbiamo tenere duro, perché abbiamo visto che le cose piano piano migliorano, e dobbiamo fare in modo, speriamo, di tornare alla nostra vita normale, perché a voi... Speriamo ovviamente di non ricadere in un ulteriore contagio, che continuiamo a rispettare le regole. Grazie Luca, grazie Novella, ci vediamo tra poco sulla 78. Ciao, noi ci salutiamo con la canzone. Buona giornata. Ci salutiamo con la canzone L'Italia di una volta, che non tornerà mai più, ahimè. Ciao ragazzi, a dopo, ciao. Dai, ciao, speriamo, ciao, di sì, Nicola, speriamo di sì. Ok, amici, l'appuntamento con il Dimas Show Live è sempre domani alle 11.20 con altri grandi ospiti. A domani, ciao! Gente che viene, che va, sguardi lontani e stranieri, sembrerà strano ma ieri, partire toccato anche a noi.
più. Tornerà l'Italia di una volta, quell'Italia che vive dentro noi. Collaborazione con Nima Spettacoli, agenzia teatrale ed organizzazione eventi, San Polo Denza, Reggio Emilia, agenzia viaggi Porto Franco di Sant'Ilario Denza in provincia di Reggio Emilia. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica.